La Filarmonica Gaspare Spontini si è presentata ufficialmente alla cittadina di Maiolati, a tutto il comune, con il nuovo presidente e il nuovo direttore. Presidente, qualche emozione di questa serata? Beh, questa è stata una serata emozionante sicuramente perché abbiamo presentato il nuovo maestro, abbiamo iniziato quindi una nuova fase della vita della società Filarmonica Gaspare Spontini. Il nuovo maestro Gabriele Bartoloni, che è un maiolatese, nato e cresciuto nella società Filarmonica Gaspare Spontini, quindi l'abbiamo voluto fortemente per questo, ma anche perché lo conosciamo come persona dalle indubbie doti artistiche e musicali, e anche come uomo dalle grandi doti umane, secondo noi. Quindi il fatto che lui abbia accettato di assumere la direzione è per noi motivo di grande soddisfazione. Speriamo, che siamo sicuri anzi, che questa nuova epoca sarà un'epoca piena di successi. Una presentazione in una serata dedicata al 150° anniversario dell'Unità d'Italia, le musiche risorgimentali, le musiche storiche, anche un video e anche i fiori. Chi ha curato tutta questa serata? Diciamo che l'abbiamo fatto noi del comitato, e insieme al maestro che dirige anche un'altra banda, la banda di Matelica, e così lo spunto ci è venuto da un'iniziativa simile che loro hanno fatto nello scorso mese di marzo, e quindi abbiamo approfittato anche noi per creare una serata come questa. I prossimi appuntamenti qui a Maiolati? Prossimo appuntamento nell'immediato è fissato per il 20 novembre, data in cui festeggiamo la commemorazione della nascita di Gaspare Spontini, e con l'occasione festeggiamo anche Santa Cecilia, e poi abbiamo in programma il tradizionale concerto di Santo Stefano, che si terrà il 26 dicembre prossimo nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano, e cui parteciperemo insieme al coro parrocchiale Santo Stefano, e con l'occasione, come ormai tradizione, ci sarà anche la premiazione per il premio Spontini d'oro.